L'aria in diretta dai bagni militari San Giuliano nel capoluogo ligure per seguire le varie evoluzioni che oggi renderanno più vivo che mai il cielo appunto di Genova. È il momento di questa esibizione. In anteprima il nuovo P166 della Piaggio Aero Industries, che è una versione aggiornata del P166 precedente. Lo stiamo vedendo, eccolo lì che sta sfrecciando nei cieli di Genova. Sono con il generale Castore Palmerini, che è il comandante regionale della Guardia di Finanza. Questo nuovo velivolo è in dotazione anche al vostro corpo, vero? Sì, è già in dotazione al corpo della Guardia di Finanza in una duplice versione di osservazione marittima a medio raggio in collegamento con le nostre unità navali per il controllo in profondità delle acque nazionali ed internazionali. La caratteristica delle nostre dotazioni, oltre ad essere equipaggiato con le più moderne attrezzature per il rilevamento dei natanti, per cui un radar estremamente sofisticato, ha attualmente in dotazione un apparato che si chiama il Daedalus 2000, che serve praticamente al rilevamento in particolare degli sversamenti marini da parte di idrocarburi. Ha una, tra l'altro, versatilità notevole questo mezzo. Sì, ha una versatilità notevole perché mentre per quanto riguarda gli sversamenti di idrocarburi in mare può essere considerata anche come una fonte di prova ai fini del compito dell'autorità giudiziaria, per quanto riguarda invece il rilevamento di eventuali discariche sotterranee, che non possono essere ovviamente viste se non dall'altro con le particolari attrezzature, questo ovviamente necessita di ulteriori prove sul campo, per cui in quel caso il mezzo comunicherà al reparto a terra che in una certa zona c'è la possibile presenza di una discarica di rifiuti e il reparto operante a terra o prevederà ad eseguire un controllo in loco. E tra l'altro non ha neanche bisogno di grandi piste per decollare e atterrare. No, certo, perché è un mezzo molto versatile che permette anche di atterrare in un breve spazio, in una breve zona, e questo ovviamente consente anche un intervento immediato. Devo dire che questa nuova versione, che è evidentemente molto sofisticata, servirà molto di aiuto, anche perché lo comproveremo già questa utilità del porto del mezzo aereo, ripeto, in sussidio al mezzo navale, utilizzando i nostri nuovi mezzi che sono adesso praticamente per entrare in linea e che hanno anche un'autonomia di 4 giorni e che permettono un controllo in profondità per la repressione dei traffici illeciti via mare. Questo P166 sta quasi per terminare, forse ha già terminato la sua esibizione, adesso praticamente tocca a voi invece con la prima delle due, sono due le vostre esibizioni di oggi. Sì, noi abbiamo due esibizioni, la prima è fatta da due NH500 che sono gli elicotteri che abbiamo anche in dotazione qui nella regione Liguria, che ovviamente sono dotati di apparecchiature per l'individuazione dei natanti. Tra l'altro è esposto a Vola Genova all'aeroporto un localizzatore GPS estremamente sofisticato che permette di identificare il punto esatto dei natanti. Ovviamente adesso noi proveremo con due elicotteri lo vediamo tra poco, non anticipiamo ancora nulla. La seconda velocemente tra un'ora, no? Alle 2:30. Simulato inseguimento di un natante contrabbandiero che ha forzato la linea di controllo e con un coordinamento tra unità navali e mezzi aeroterrestri. Allora, colleghiamoci telefonicamente con Elisabetta Biancanani, che si trova sul vostro guardiacoste. Elisabetta, quanto manca secondo te? Mancano pochi minuti perché dovrebbe essere prevista ai 33, sono i 28. Allora, tu rimani collegata, chiedi certo la linea appena partite. Io la cedo a Paola Gavarone, che nel nostro salottino allestito qui ha un ospite particolarmente importante. A te Paola. Salottino allestito ai bagni San Giuliano, lo ricordiamo, siamo ospiti dell'esercito. Io mi trovo in compagnia di Davide Viziano, presidente della società Genova 2004. Buongiorno Viziano. Allora, buongiorno a voi tutti. Una capitale della cultura europea nel più vero senso della parola, perché quest'anno nel capoluogo si abbraccia la cultura, si abbraccia l'arte, si abbraccia lo sport, una cultura sempre più vicina anche all'industria, è vero? Ma sì. Naturalmente quando si parla di cultura se ne parla in senso assolutamente lato, non è la cultura polverosa delle biblioteche e dei musei, ma è una cultura anche di cultura industriale. In questo momento c'è in corso una bellissima mostra a Genova del saper fare,
dove proprio si parla di cultura industriale, e oggi penso che ci sia una grande cultura del volo e dell'industria aeronautica che, ricordiamolo, ha a Genova una delle sue basi, perché a Piaggio va dato il merito di essere stato la prima industria che ha costruito aerei italiani. Piaggio è un'industria assolutamente genovese. Come è nata, Viziano, l'idea di portare a Genova le frecce tricolori, tutta questa grande manifestazione? Intanto il merito credo che vada dato per buona parte al nostro prefetto. Ha avuto un'idea bellissima. Un giorno ci siamo trovati, lui ne aveva parlato col presidente della regione, dice: cosa ne direste se nelle manifestazioni Genova 2004 inserissimo anche una grande manifestazione aerea? Sono in contatto con le frecce tricolori, potrebbero essere con noi. E questo, di lì è nata questa idea. Devo dire, le adesioni sono state immediate da parte di tutti. Naturalmente, quando ci sono queste situazioni, i più malaccorti parlano solo di soldi. I soldi sono sempre l'ultimo problema, secondo me, quando si fanno cose di qualità, cose piacevoli, cose belle. I problemi dei soldi si superano sempre, e così effettivamente è stato. Ognuno ha messo qualcosa, Genova 2004, ma così anche la fiera e la Fondazione Carige, credo che abbia fatto la più gran parte. Beh, naturalmente lo ricordiamo, chiaramente. E di qui è nata questa bellissima manifestazione che via via che se ne parlava cresceva. E scopriamo qui, svegliamo un aspetto insolito del presidente della società 2004. Viziano, oggi con tanto di macchina fotografica per immortalare i momenti più belli della giornata, ma si è improvvisato anche fotoreporter. In quale occasione specifica? Ma è divertente, io con la mia macchina digitale devo dire che è la sesta o la settima che compro, perché via via che cambiano e che aumenta la risoluzione cambio macchinetta digitale. Mi piace molto la fotografia digitale, e quando c'è stato il Giro d'Italia e siamo andati come Giro 2004 a dare la maglia rosa a questo sudafricano che ha vinto, io mi ero portato la mia macchinetta e non ho resistito a fotografare chi di solito mi fotografa, cioè i fotoreporter e i giornalisti. E poi mi hanno bonariamente anche preso per i fondelli per questa mia attività così fuori dalle righe, però credo che immortalare ogni tanto qualche momento piacevole, anche divertente della propria vita, credo che sia una cosa che faccia piacere. Eccoci. Davide Lentini ci richiede la linea, c'è Elisabetta. C'è Elisabetta che è pronta, raccontaci tutto, Elisabetta. Allora, cosa succede? Cosa sta succedendo? Stanno arrivando questi due elicotteri, e la parola allora al maggiore Zanoni. Pronto? Eccoci allora, qua, ci racconti, che state facendo? Ecco, allora, i due elicotteri in coppia stanno arrivando, davanti possiamo vedere l'NH500 MD, leader della coppia, e dietro il gregario è un NH500 MC. Faranno un passaggio con virata in questo momento a sinistra davanti alla tribuna, quindi apertura a sinistra, dopodiché si riuniranno di nuovo per ripassare in senso opposto o diretti verso la tribuna con successivo ammaraggio. Quindi allora, la interrompo vedendo un attimo, perché ho qui con me il suo generale e quindi chiedo a lei: si sono comportati bene finora? Sì, benissimo, sono dei piloti eccezionali che mi danno sempre molta soddisfazione, e credo che non soltanto ma per me come comandante regionale e come ufficiale della Guardia di Finanza, ma anche per tutti i cittadini che stanno guardando, credo che sia un motivo di orgoglio. Ecco, stanno dirigendosi nuovamente verso di noi per farsi salutare. Maggiore, vada pure avanti nella sua cronaca. Sì, adesso loro faranno un sorvolo della tribuna a quota bassa e vediamo poi se concluderanno con l'ammaraggio in coppia e successivo flottaggio. Come vi ho detto nel collegamento precedente, i due mezzi sono in grado di muoversi sull'acqua ad una discreta velocità di circa 8-10 nodi, che significa che per un mezzo che vola è quasi una barca, insomma, è in grado di navigare. Eccoli qua, di fronte a noi c'è una certa emozione davvero. Ecco, il D sta ammarando, l'MC anche sta ammarando in questo momento, è quello che avete alla vostra sinistra con i galleggianti scuri. Ecco, fa un'evoluzione l'MD, una rotazione a sinistra sull'asse, sul proprio asse, entrambi l'hanno fatta, stanno flottando, come vedete si muovono nell'acqua. Stanno navigando sull'acqua praticamente. Stanno navigando sull'acqua facendo uso dei galleggianti che nella versione marittima sono sempre fissi. Questi galleggianti danno la possibilità di mantenere la posizione, cioè non sono galleggianti di emergenza che hanno
una durata limitata. In questo momento stanno ridecollando, sempre in coppia, e faranno qualche altra evoluzione che avrete modo di vedere seguendoli. Comandante. Ancora un'apertura a sinistra. Sì, è un'operazione indubbiamente molto complessa e molto delicata, che dobbiamo immaginare anche che possa avvenire in condizioni meteo marine abbastanza difficoltose. Ogni quanto dovete intervenire con questi mezzi? D'estate sicuramente molto più spesso. Sì, sicuramente noi utilizziamo questi mezzi e questo tipo di operazione durante il periodo estivo per andare a controllare anche da vicino determinati natanti in collegamento sempre col mezzo dell'unità, che magari può essere a distanza ma può essere anche richiamato sul luogo dell'operazione. Come si vede, permette questo di ovviamente controllare l'operazione o anche di costringere in certo modo il natante, presumibilmente oggetto di un'attenzione per presumibili traffici illeciti, anche a fermarsi per poi poter essere controllato. Ecco, sono nuovamente passate qui davanti a noi. Maggiore, adesso che cosa succede? Dovrebbero essere quasi terminati i minuti a disposizione prima dell'intervento della successiva attività. Che quindi rientrano essere i vostri due volpe? Sì, affermativo, stanno rientrando. Bene, allora chiedo a Elisabetta Biancalani se è possibile avere... Gliela passo immediatamente. Grazie davvero. Sicuramente molto emozionante, Davide, questa esibizione, poi vista ancora più da vicino dal mare, e devo dire che ci sono anche molte imbarcazioni di privati che stanno prendendo il sole ovviamente al di là della linea di sicurezza e che stanno godendo questo spettacolo che sicuramente attira molti consensi, perché non è consueto vedere spettacoli di questo genere che coinvolgono mezzi aerei. E un'ultima cosa, possiamo dire perché vengono, quando è che nella concretezza e non per le esibizioni vengono utilizzati questi elicotteri? Sì, questi elicotteri, come ha già detto il signor generale, vengono impiegati per ricognizioni costiere, di solito uno da solo, oppure in coppia con l'appoggio di un'unità navale per fare delle ricerche ad ampio raggio, ben oltre i limiti delle acque territoriali, allo scopo di avvistare con adeguato anticipo eventuali natanti in procinto di compiere attività. Bene. Questo è un compito che viene in tutti i reparti aeronavali d'Italia, ovviamente da nord a sud, e abbiamo anche due reparti sulle Alpi dove si occupano di soccorso alpino e sorveglianza delle frontiere. Bene, allora grazie Maggiore, grazie alla nostra Elisabetta, ci sentiamo ovviamente più tardi. Comandante, io la riaspetto, l'aspetto nuovamente qui tra un'ora, intorno alle 14:36, perché ci sarà nuovamente la vostra esibizione acrobatica. Grazie per ora. Sì, buon lavoro. Tra poco una esibizione antincendio della Guardia Forestale, noi ci fermiamo a pochi istanti, ve la mostriamo dopo la pubblicità, state lì. Collaborazione con la Banca Popolare di Lodi. Sogester, Multimodal Transport Operator. L'esperienza è la vera misura della nostra efficienza.